12,5 gradi. Vai, Dario, facciamo questa degustazione. Allora, dopo averlo versato nel bicchiere, posso notare il terzo bicchiere, gli altri due già le abbiamo dire queste cose, dopo dobbiamo guidare. Noto un giallo paglierino, azzarderei scarico, anche se con diciamo tenue leggeri riflessi verdognoli, vogliamo dirli, o verdolini, come vuol dire, diciamolo. Sì, ok. Passerei al naso? Passiamo al naso? Sì, passiamo al naso. Perché ridi sotto i baffi che non hai? Cosa? E poi hai detto passiamo al naso, pensavo volessi parlare di consistenza, ma non ti ha più che altro convinto, perciò... Quindi passerei al naso. Passiamo al naso. Scusatemi, il naso che è un po' raffreddato. Beh, dato il colore, data la gradazione alcolica, si sente molto vegetale. Molto vegetale, erba. Erba bagnata. Erba bagnata. Sì. Fiori di campo, frutta poca. Una pesca, no? Una pesca un po' acerba? Sì, anche la foglia adesso c'è la perché pesca. Non è periodo questo. Non è periodo. È già due idioti, andiamo a assaggiarlo. E neanche abbiamo bevuto così tanto. Pensa stasera che adesso poi devi andare a mangiare. Esatto. Chewing gum, un pochino, sì. Senza pochino, un po' chewing gum. Chi piace una chewing gum la trova anche in un vino. Un vino può trovare una chewing gum. L'ingresso è un po' serioso, un pochino rigido, diciamo. C'è un ingresso un po'. Bussa poco. Però lui entra, spalanca la porta, entra in bocca e non ce n'è per nessuno. Morbido, poco sapido e poco acido. È abbastanza morbido, abbastanza caldo considerando i 12,5 gradi. Mi permetto una correzione, lo trovo leggermente più acido che sapido. Sì, no. Comunque non è non così acido né così sapido. Comunque è un vino da tutto pasto, ovviamente, senza lode e senza infamia. Cosa ci andresti a abbinare, Dario? Patatine fritte. No, dai, no, era una battuta. Fritte? Era una battuta. Ah, beh, certo, ci mancherebbe. La passerina ci metti le patate. Beh, tu sei malato. Rieccoci in onda, sì, più seri più che mai. Seri che mai. No, cosa ci abbinerei? Guarda, un petto di pollo grigliato, una cosa sì. Proprio sì, appena con un po' d'olio, appena sì, un appena po' d'olio crudo. O un pesciolino, anche posso dirti un sì, no, una soglia. Una sogliola al vapore, mi sta venendo una fame che adesso ti mangio un orecchio. Una sogliola al vapore, magari troppo poco, forse troppo. La sogliola, la sogliola, che ne so, al bimbo la diamo. La faceva una volta a settimana, la soglioletta, un pesce che mi ha fatto odiare, però vabbè, ok. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta a bere Roxiva, forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film, voglio una vita esagerata,
voglio una vita con vestirla qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Rossiva. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno ricorrere i suoi guai. Ognuno con sto viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo verso dentro i fatti suoi. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. Ci scusiamo per l'abbinamento non voluto tra vino e cibo, ma è uscito un po' così, un po' forte dall'entusiasmo del prosieguo della serata, che tra un po' volgerà al termine insieme a questa puntata farnetico di cose mie con il pubblico. E questa era del 1983, Luca, pensa. Voglio una vita spericolata. Ti ricordi quante ne abbiamo combinate intorno a quegli anni lì? Parecchie. E poi non abbiamo smesso, e questo è il problema. Avremmo dovuto smettere crescendo. No, invece. A me dà l'impressione che peggioriamo. Io sono felice. Cioè, ma lì possiamo dare colpa all'età. Cioè, ma sai, uno la diamo colpa. Diamo la colpa all'età. Uno è più vecchio. Siamo rincoglioniti, però facciamo cose ancora da ragazzini. Sì, ragazzo è vecchio. Sommato, però, senti, noi, io ho visto gente che all'età nostra è imbarazzante. Bene, 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 sembrano stare. No. Perciò preferisco stare così e fare invidia agli altri per la mia gioia di vivere. Ricordiamo che la nostra gioia di vivere potrete riascoltarla su radio operbacco.it, sempre disponibile, il mercoledì sera dalle 19 alle 21, tranne oggi. Potete sentirci in diretta e durante tutto il resto delle ore, delle settimane, dei mesi e degli anni c'è il podcast a vostra disposizione. Sì, per tutta l'eternità. Luca. Lucognac. Intanto credo che tu anche sappia che è universalmente riconosciuto come il più noto e il migliore dei distillati al mondo. Lo sapevi? No, tu mi impari tante cose, tranne l'italiano, scherzo. Il cognac credo di averlo assaggiato poche volte, perché quando si tratta di superalcolici vado un po' più sul modaiolo, diciamo così. Il cognac mi dà l'impressione più che quando avrò, che ne so, 65-70 anni. Invece sbagli, perché infatti, già adesso ne dimostri quell'età. E quindi dovrei cominciare a berlo. Cominciare. Il cognac, devi sapere, caro Dario, è una bevanda ovviamente alcolica. È un'acqua vite ottenuta dalla vinificazione dell'uva e successivamente dalla sua distillazione. La zona dove si produce ovviamente stiamo parlando della Francia. La zona dove si produce è proprio nel cognac. L'area geografica del cognac, che si divide poi in sei zone. Per avere questo, che stai dicendo? No, stavo pensando che la zona, l'area del cognac, starà subito dopo lo champagne, CHCO, cioè prima lo champagne e poi andiamo avanti. Cognac. Allora, intanto ci sono delle regole ben precise perché si possa definire champagne. Cognac. Essere prodotto nella regione del cognac o in una delle sue sei sottozone. Scusami se ti interrompo, quindi non è come altri distillati che possono essere prodotti anche in altre parti del mondo. Vedi whisky, vedi rum. No, assolutamente il no. Cognac deve essere prodotto solo nell'area in quell'area lì, nelle sei sottozone, che sono, se qualcuno ha modo di andare anche su internet a vederlo, sono praticamente dei cerchi che si allargano.
ed è molto bello, veramente molto bello. Il prodotto è di solo e uve riconosciute da un disciplinare del 1936, sono vinificate direttamente lì, e tu pensa che il vino che si produce non è assolutamente un grande vino, incredibilmente, perché stiamo parlando della Francia, eppure non è un grande vino. Un vino un po' loffietto. Assolutamente sì, ma quella forte acidità gli permette poi, con la famosa distillazione, di diventare un prodotto eccezionale. Il cognac, ad esempio, non può essere venduto prima di 30 mesi dove è stato in barrique. 30 mesi di barrique, 3 anni. La gradazione alcolica che ha qua tutti i cognac non può scendere a meno di 40 gradi. Porca paletta, quindi anche sì, un bello schiaffone. Diciamo che si difende. Sì, si difende, ed è un prodotto meraviglioso. Poi vedrai, Dario, che le sei zone più si allargano e pertanto arrivano più alla costa, fino ad arrivare alle due isole che sono nella zona del cognac, due piccole isole che sono nella zona del cognac, hanno un grandissimo influsso del mare. Pertanto la qualità della zona del cognac, quella parte più centrale, è certamente la migliore. Le altre, più ci si allarga, più diventa meno buono, meno pregiato. Una qualità meno pregiata. Esattamente. Cognac. E si chiama anche quello Grand Champagne, pensa. Grand Cognac. No, Grand Champagne. Ma come Grand Champagne? Grand Champagne. I Grand Champagne sono i terreni, sono completamente gessosi e il clima molto più favorevole degli altri. Si ottiene pertanto un cognac adatto a lungo invecchiamento, con una grandissima struttura e dei grandissimi profumi. Pertanto anche qui la parola champagne entra. È ricorrente. Poi c'è Petit Champagne e via dicendo le altre zone. È veramente una cosa veramente, veramente molto, molto particolare. E meno male che questo suono ogni tanto se ne va. Io spero non vada in onda, già è per noi è sufficiente, diventiamo stupidi, non che si scherzi da parte nostra, però è veramente... Dal primo aprile, devi sapere anche questo, dal primo aprile dell'anno susseguente, la vendemmia, viene distillato e messo in barrique. E da quindi viene vendemmiato e il primo aprile successivo viene distillato e messo in barile. Una delle cose che bisogna chiarire su tutti i distillati, che il distillato migliora fin quando è nella barrique. Ah, ok. Quando viene tolto dalla barrique e viene fatto il blend. No, ok. La prima cosa è il fatto il blend. Perché? Perché il cognac può arrivare fino a 60 anni. La tua età, ti ricordo che tu hai poco esatto, più. Esatto, perciò quando sono nato hanno cominciato a mettere... Può arrivare fino a 60 anni. Poi c'è ovviamente il mastro, che comincia a mettere, a produrre la bottiglia con dei blend, cioè utilizzando vari tipi di cognac di varia annata, fino ad arrivare al cognac che si vuole, cioè con un'impronta precisa. Quindi ti chiedo, la cantina, la cantina produce cognac? Sì. Allo scadere del tempo di botte, diciamo, che può essere 30 mesi, 60, scelta della cantina. Certo. Il cognac sarebbe pronto? Il cognac sarebbe pronto, ma però non quasi mai viene imbottigliato. Viene imbottigliato, perché poi c'è il blender, esatto, non so chi se ne occupi. Il mastro cognaccaro, diciamo così, che, esatto, che decide di fare una serie di assemblaggi. Esatto. Di cognac di diversi periodi, esattamente, fino ad ottenere quello che vuole. E a quel punto si fa una diluzione con acqua, generalmente acqua con cognac, ok, acqua distillata, demineralizzata, eccetera, eccetera, in modo che così si ottiene un prodotto a 40 gradi, se no non si potrebbe bere. Sarebbe... probabilmente a 90, oltre i 90 gradi, si ottiene quel distillato che poi verrà messo in distribuzione. Dal momento in cui esce dalla barrique, tutti devono sapere che il distillato finisce la sua maturazione. Quando viene fatto il blend e viene messo in bottiglia, il distillato non migliorerà più. Potrà solo peggiorare, ma soprattutto potrà
evaporare. Vabbè, evaporare e peggiorare dopo 60 anni almeno. Altri 60 anni, se no, ci arriva, no? No, 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 no. Il distillato generalmente non deperisce. No, non deperisce. Se viene lasciato chiuso all'interno del...